canale, insomma, oggi faremo, disegneremo tante cose così fantastiche, no? Incredibili, no? Ci daremo alle teste di drago, no? Insomma, come dei bravi cavalieri, taglieremo la testa al drago e otterremo in premio la fanciulla e il fanciullo, quello che preferite, insomma, ognuno secondo i suoi gusti. Detto ciò, scherzi a parte, mi fa compagnia in questo viaggetto Alessandro Cancian. Ciao a tutti. È un bravissimo disegnatore di draghetti. Dovete vedere i draghetti di Alessandro, che sono bellissimi, mi fanno diventare pazzo, più di quanto io non lo sia già, ecco. E bene, insomma, in questa giornata di oggi, questa live preannunciata, perché c'è da dire che una serie di live del passato sono state assolutamente improvvisate, queste bene o male sono riuscito a organizzarle qualche giorno prima della partenza, insomma, parleremo di draghi, parleremo di ovviamente di digital painting, proveremo a disegnare delle teste di drago, faremo dei ragionamenti. Ovviamente la live è, come sempre, interattiva, quindi chiunque voglia intervenire, fare, come dire, le proprie riflessioni, fare le proprie domande, ovviamente sia sul tema, ma anche fuori dal tema, insomma, che riguardi la pittura digitale, la figura dell'artista, insomma, e bla bla bla. Allora, c'è già un sacco di gente che sta venendo a salutarci, Sara, Esmeralda, Melissa, Martino, ciao a tutti ragazzi, ciao Serena, ciao Ivana, Annetta, Romeo, insomma, un bel po' di gente. Frigo di Dio, che non so chi sia, però c'è un nome bellissimo, oggettivamente. rido tanto. Allora, dovete sapere che... allora, io ho sempre disegnato mostriciattoli, draghetti, creature ibride. Sin da piccolo mi divertivo a fare, tipo Frankenstein, no? Prendere dei pezzi, no? E integrarli tra loro. Tant'è che questa è stata una delle ragioni per cui non ho avuto mai delle reali difficoltà nel rappresentare dei draghi. Perché, di fatto, il drago è un po'... Se pensiamo, come dire, in maniera archetipica, il drago è un po' un archetipo dell'animale, no? Cioè ne contiene degli aspetti semantici importantissimi, no? Che ritroviamo poi, per esempio, in tantissime mitologie diverse, in tantissime culture diverse. È un po' un animale, in qualche modo, non esistente, ma che è entrato a pieno titolo nell'immaginario collettivo. E questa cosa poi, insomma, si può disquisire se sia un animale, se sia una bestia magica. Ovviamente in alcuni contesti è dotato di poteri magici, intelligenza umana, se non superiore all'umano, poteri sovrannaturali, come dire, una condizione di esistenza addirittura sovrannaturale. E in altri contesti invece è semplicemente un grosso lucertolone, a volte alato, a volte non alato, a seconda delle declinazioni. Magari ne parleremo meglio. Allora, sono venuto a salutarci Pingu Comunista, bellissimo, non lo so, ma questi nomi così meravigliosi, ma dove mi vengo? Alessio, Marina, Giovanni ed Enrico, che salutiamo tutti quanti, grazie per essere presenti. Allora, Alessandruccio, tu che rapporto hai con i draghi? Ma tu, ti addraghi? Io sono abbastanza in fissa con i draghi, da sempre. Iniziai con i draghi cinesi. E poi pian piano mi sono occidentalizzato, però ero appassionato proprio di draghi cinesi. Poi adesso ci ho messo di mezzo uno studio allucinante della neotenia, quindi sono diventati super pucciosissimi, Sono quindi tutti, puccio design tutti, tutti praticamente. cuccioli. Cucciolo design, come si può dire? Cucciolo design. Puccio Puppy design. design. Ciao Luca, ci saluta Domenico anche. Ciao ragazzi. Comunque, allora, io direi di iniziare la nostra live, il nostro percorso, dato che disegneremo dei draghi. Magari ci concediamo un po', una decina di minuti, un quarto d'ora di chiacchiera parlando di draghi, anche voi se avete delle, come dire, delle note da aggiungere, delle riflessioni, delle domande, a cui se sappiamo rispondere bene, altrimenti c'è, no? Sì, Puppy Design merita. Sì, decisamente, è una nuova masterclass. Beatrice ha pienamente ragione. Infatti, Alessandro sarà docente di Puppy Design. Allora, ciao Giulio. Dunque, perché parliamo di draghi? Beh, abbiamo detto che, cioè, nel senso, io lo dico in maniera piuttosto rough, no? Perché il drago è figo.
cioè, diciamocelo onestamente, disegnare un drago è una figata pazzesca, i draghi sono belli, belli da vedere, belli da disegnare, insomma, cioè ovviamente da vedere, non in mezzo al prato, perché ecco, a meno che non abbiate usato delle erbe di potere, insomma, altro che draghi, ecco, cioè, potete vedere quello che vi pare, insomma, e i draghi spaccano, esatto, bravo Martino. Ora, dato che i draghi spaccano, cerchiamo di, come dire, risalire le radici del significato del drago nell'immaginario collettivo, un po' per avere qualche nozione e fare un po' gli intellettuali, no? Perché non ce la dobbiamo tirare, ma di che? Cioè, diciamo quattro cose, giusto per fare un cappello introduttivo, ecco. E poi magari questa cosa ci può aiutare a capire quali sono le declinazioni che assume la rappresentazione del drago contemporaneo, il drago moderno, nell'immaginario, nell'illustrazione, la concept art e nei vari media che lo utilizzano, quindi videogiochi, film e bla. Dunque, drago, no? Etimologia controversa, no? C'è chi lo fa risalire al verbo greco che vuol dire osservare, no? Nella misura in cui il drago è connesso ad una visione terrifica o alla capacità di vedere e congelare con lo sguardo, in maniera simile al basilisco, no? C'è chi lo fa risalire al sanscrito, che vuol dire allungare, no? Proprio perché la sua natura è allungata. Nel latino draco poi diventa, insomma, in qualche modo già quello che conosciamo noi. La sua natura è, in qualche modo, estremamente connessa a una condizione rettile, similitudine ai rettili molto profonda, specificatamente al serpente, proprio perché di fatto in quasi tutte le culture la base del corpo del drago è un serpente. E questa cosa è vera già alle origini della rappresentazione dei draghi. Ad esempio, una delle prime rappresentazioni che troviamo è presente all'interno della mitologia sumera, no? Ovviamente all'epoca era religione, non la chiamiamo mitologia. Io ho preparato delle piccole slide che magari ci possono aiutare a visualizzare delle cose. Hagrid sarebbe fiero, creature incomprese. Esatto. Allora, ho preparato delle slide, ma devo condividere lo schermo. Facciamo così. Ditemi se si vede. Si vede? Credo di sì. Qualcuno che mi dica, ci vede? Ok, yes. Benissimo. Allora, diciamo che una delle prime rappresentazioni del drago, una sorta di serpentone gigantesco, la troviamo nella mitologia sumera, no? E sto parlando esattamente della figura di Tiamat, questa sorta di drago primordiale, questo serpente primordiale che rappresenta il caos, il principio femminile. Accompagnato da un principio maschile, l'abisso, Absu, no? il dragone, e questi due dragoni, in qualche modo marito e moglie, rappresentano diciamo le due forze primordiali, due concetti che poi troviamo in altre culture, per esempio nello Yin e nello Yang, il pieno ed il vuoto che si incontrano per determinare tutto ciò che esiste. Dall'interazione di queste due forze primordiali poi emergeranno tutta una serie di altre divinità che poi sono quelle del Pantheon sumero. In effetti la figura dragonesca, serpentina ofioforme, no? che richiama il serpente, è una caratteristica tipica delle creature titaniche, quindi delle bestie, delle divinità o degli esseri primordiali nella mitologia. Lo troviamo, per esempio, a caratterizzare la fisicità dei titani della mitologia greca. Lo troviamo come figura simbolica, per esempio, anche all'interno della cultura egizia, no? In tutta una serie di serpentoni, dalla Popi contro cui Horus combatte, oppure nella cosmologia di Memphis, se non erro, dovrebbe esserci un dragone che si chiama Knef, ed è un drago alato, con in bocca un nuovo cosmico, un nuovo primordiale, da cui poi emerge il tutto, no?
Questo ci ricorda, per esempio, anche un altro serpentone importante della mitologia. Parliamo di Ofione, no? Il serpente dei Pelasgi. I draghi li troviamo quindi un po' ovunque nella mitologia, dalla mitologia cinese, quella indiana, insomma, lo troviamo ad ampio raggio. Proprio perché sono delle creature, come dire, estremamente affascinanti, estremamente simboliche, che si connettono a tutta una serie di significati, sia di tipo, se vogliamo, mitologico, sia di tipo esoterico, no? Il fascino dei draghi, per esempio, lo troviamo anche all'interno dei simboli dell'alchimia, no? A rappresentare una serie di cose. Il drago, per esempio, ha, nell'accezione alchemica, uno dei significati è la materia, no? Proprio perché il drago, essendo simile a un serpente, il serpente striscia, quindi è la cosa più pesante, più connessa alla materia, no? E in qualche modo rappresenta tutto ciò che è tangibile. In effetti lo stesso discorso lo possiamo fare anche nella rappresentazione del drago, del diavolo satanico, no? Il serpente tentatore, colui che porta verso la materia, che caccia dal luogo spirituale dell'Eden, no? Altri significati del drago in alchimia, per esempio, lo troviamo a che fare con i tre principi dell'alchimia. Ora avvicino un po' un attimo, che sarebbero zolfo, mercurio e sale. Infatti troviamo un drago a tre teste. Per esempio il fatto che abbia, insomma, tra le varie caratteristiche, anche la capacità di insufflare il fuoco, anzi, meglio ancora, di soffiarlo, è proprio perché a volte viene associato a delle sostanze fortemente reattive a livello alchemico, quindi, o chimico, insomma. E quindi è come se ci fosse un fuoco segreto, nascosto, che poi viene emesso quando il drago entra in contatto con qualsiasi cosa. In effetti anche il basilisco, per esempio, nell'alchimia acquisisce un'importanza notevole, sia perché pietrifica, ma anche perché divora ogni cosa. Lo troviamo, per esempio, nel simbolo antichissimo dell'Uroboros, Eintopan, no? Il drago che morde la sua coda, no? Come a dire che l'inizio e la fine, Eintopan, no? Sono in qualche modo la stessa cosa. Vediamo draghi che si mordono la coda in coppia, alcuni alati, alcuni apteri, no? Rappresentanti le cose fisiche e le cose spirituali, no? Lo troviamo in tutta una serie di miti, no? Il drago che, come dire, cattura la principessa o ha il tesoro, no? E che deve essere combattuto. Pure qui ci sono tutta una serie di significati, tra cui significati alchemici. Dovete sapere, l'alchimia, in realtà, benché si sia sviluppata nel Medioevo, no? Ha delle radici antichissime a livello mitologico e rappresenta in qualche modo il potere nascosto, il fuoco nascosto, segreto, di cui parlavamo prima, che deve essere tirato fuori dalla materia. Tant'è che in questo simbolo troviamo tantissime narrazioni, no? Per esempio, che ne so, Eracle che combatte l'Idra, oppure l'Adone, no? Il serpente a guardia dei pomi d'oro del giardino delle Esperidi, no? Oppure San Giorgio il drago, no? Il drago combattuto dal cavaliere per salvare la principessa, che a volte è Andromeda, oppure a volte è pensate, per esempio, nel romanzo di Ariosto, per esempio, c'è la storia di Ruggero e Bradamante, no? Insomma, ci sono tantissimi draghi nell'immaginario collettivo che di fatto ci raccontano, no? Un tessuto di storie che fanno diventare quest'essere quanto più reale. Ovviamente il drago è presente anche nella cultura orientale, dicevo, no? Cultura orientale che, per esempio, in Occidente è arrivata già dal Medioevo attraverso gli scambi commerciali. Pensate a Marco Polo, no? È arrivata Silvia Pasqualetto, ciao cara, c'è Silvia, c'è Serena, ok. Allora, dicevo, i draghi cinesi, infatti, come dire, appaiono con forza nell'Ottocento per via di questa grande fascinazione nei confronti dell'Oriente.
no? Pensate a tutto l'orientalismo, le cineserie, tutte queste cose qui. Ma in realtà già all'interno dei grilli gotici e delle caratterizzazioni di creature demoniache nell'immaginario medievale è presente l'influsso del drago orientale proprio per via degli scambi culturali e commerciali che ci sono in quel periodo. Ne parla, se volete, Giurgis Baltrusaitis in un libro bellissimo che si chiama Il Medioevo Fantastico. Chiaro? Domande? Vi interessa? Vi piace tutta questa parte così un po' più chiacchierina sulla figura del drago? Vabbè. Probabilmente vi siete già rotti le palle. Bellissimo. Meno male. Ok, almeno qualcuno interessa. Il drago acquisisce una valenza simbolica molto importante, molto interessante, perché è una delle figure calendariali che rappresenta quindi una stagione importante, che è la stagione dell'inverno, no? Insieme al serpente, ma il serpente e il drago sono, come abbiamo visto, simbolicamente osmotici, no? E rappresenta la morte, ma anche la rinascita, no? Infatti troviamo le figure dei draghi o dei serpenti spesso connesse a qualcosa di terrifico, terribile, mortifero, quindi portatori di morte, ma anche portatori di rinascita, no? Questo perché gli antichi credevano che i serpenti avevano la capacità di rinnovare la pelle, no? Il serpente poi si dispone a spirale, no? Che crea un tessuto connettivo. Adesso non lo spiegherò brevemente, ma chi conosce i miei workshop o le mie lezioni, insomma, c'è tutta una parte che connette la spirale ai cicli di vita, alla psiche, alla profondità della psiche, al labirinto psichico, no? Quindi fare un viaggio all'interno del drago, vivere l'esperienza del drago, vuol dire in qualche modo acquisire i dori della morte, no? Cioè acquisire la conoscenza e le consapevolezze che un certo tipo di sapienza, se vogliamo esoterica, però non esoterica, cioè nel senso, quando dico esoterica cerchiamo di connetterci all'etimologia della parola. Non sto parlando di magia, ma sto parlando di significato nascosto, no? Non dichiarato all'interno delle creature mitologiche. Proprio perché il mostro, no? In senso più lato, Monstrum, che cosa vuol dire? Manifestazione. Di che cosa? Di un principio divino, di un principio concettuale che si incarna e si manifesta. E l'arte ha questo grande potere, quello di far vivere, di far incarnare dei principi concettuali, sono ovviamente squisitamente astratti, e li incarna attraverso tutta una serie di significati, le cui immagini diventano contenitore, di fatto, di questo significato. Diventano l'aspetto di un significante che in qualche modo supera a volte, no, le variazioni culturali, le trasformazioni, le alterazioni che si possono avere all'interno dei vari cambiamenti tra una cultura e l'altra. E questo è molto, molto affascinante. Allora, nel Giappone, Malum dice: se non erro, il drago è un simbolo legato all'aldilà, come uno spirito guida. Diciamo che, come dicevo prima, è una creatura connessa a una dimensione mortifera. Spesso, per esempio, c'è una, come dire, i draghi, essendo delle creature autoctone, scusate, ctonie, non autoctone, ctonie vuol dire che sono legate alla terra in qualche modo, hanno come loro nemico, tra virgolette, il fulmine, che invece è il principio celeste, no? Un po' come a creare come dire, una sorta di controparte, di forza primordiale che si avversa al principio del caos. Il fulmine è il principio che ordina, no? Il fulmine è Zeus, è Marduk, no? Incarna il principio del fuoco, no? Come dire, dà ordine alle cose. In Dark Souls, per esempio, infatti, brava Ivana, i draghi sono fragili al fulmine. Se noi prendiamo, per esempio, il ciclo della mitologia sumera, no? In cui Marduk combatte Tiamat, Marduk sconfigge Tiamat attraverso un'arma che è né più né meno che una folgore.
che poi sarebbe né più né meno che l'incarnazione di Elil, lo zio che diventa un'arma per sconfiggere la madre, no? Quindi vi rendete conto che conoscere queste cose, questi aspetti mitologici, così, insomma, simbolici, è molto interessante per noi disegnatori, perché riusciamo a connetterci con le radici dell'immaginario, e quando riusciamo poi a trasferirle, no, abbiamo, come dire, la forza di queste grandi radici culturali. Eh sì. Cioè, guarda, ce ne sono tantissime. Infatti, tra le immagini avevo messo anche il Midgardsorm, no? Il serpente di Midgard, no? Il Jormungand, che poi sarebbe né più né meno che o il serpente o l'essere gigante, no? Ma viene descritto in questo modo. Questi serpenti che in qualche modo rappresentano le radici delle forze, della forza vitale, no? L'incarnazione dello spirito vitale, no? Che nutre ogni cosa ma allo stesso tempo distrugge, una sorta di grande madre, no? Così come era Tiamat, no? Molto affascinante anche la connessione al sapere, alla conoscenza che i serpenti avevano, no? Proprio perché avendo un morso velenoso, no? E quindi portano la morte, ma a volte il veleno veniva utilizzato come farmacos, quindi il veleno ha il principio anche curativo, il serpente diventa il simbolo della medicina, no? O della conoscenza. Prendete per esempio il bastone di Hermes, no? Il caduceo, no? O caduceo, qual si voglia, o il bastone di Asclepio, Esculapio, il bastone della medicina, no? Simbolo della farmacia, no? Quindi, e della medicina, insomma, abbiamo tutta una serie di serpenti che in realtà veicolano l'idea anche della conoscenza, spesso una conoscenza occulta, no? Tutta una serie di personaggi anche del mondo esoterico spesso sono identificati con figure serpentine, no? Vabbè, insomma, ma questa magari è un'altra storia. Allora, detto ciò, come facciamo noi, no, artisti, a muoverci verso la rappresentazione del drago? Per farlo in maniera consapevole e soprattutto per creare dei design accattivanti. Beh, la prima fonte di ispirazione è ovviamente la natura, no? Il drago, essendo una creatura ibrida per certi versi, no? Cioè sì, ok, ha una base fortemente influenzata dai rettili o dai serpenti, però poi in effetti convergono nel drago tutta una serie di aspetti naturali. Allora, Laszlo ci dice: io sapevo che il bastone di Esculapio era effettivamente uno sverminatore, uno strumento che veniva infilato nelle ferite e girando le due palette raccoglievano i vermi come un piatto di spaghetti. Ma sicuramente c'era anche questo aspetto. Però il serpente in realtà è proprio per via del concetto di veleno farmacos, che ha una valenza importantissima. Senza considerare poi anche a livello mistico, per esempio, sia in Oriente che in Occidente ci sono tutta una serie di culti legati all'idea di morte e rinascita. Per esempio c'era il culto degli Ofi, c'è il culto per esempio delle Naga in Oriente, no? Il serpente è sacro a Shiva, quindi morte e rinascita, pure lì, come vedete, ci sono queste grandi corrispondenze. Allora, dicevo, proviamo ad entrare un po' all'interno della questione drago. Ora, ovviamente, siccome oggi ne rappresenteremo la testa, no? Non ho ritenuto importante a indagare il corpo, no? Ci sono tantissimi aspetti interessanti del drago, magari ne potremmo parlare in un'altra live, perché il corpo del drago può essere molto diverso, può essere quadrupede con le ali, può essere bipede con le ali, può non avere, come dire, arti, essere né più né meno che un serpentone, può essere alato oppure aptero. In questo modo si chiama in tanti modi diversi, no? Ma adesso poco importa, quello che ci interessa a noi è un po' studiarne la testa. Ok? Allora, andiamo un po' a fare una breve esplorazione su quelle cose che... Allora, magari faccio un bel full screen, no? Quali sono quelle cose che possono aiutarci, no, a rappresentare la testa di un drago? Partiamo proprio dalla struttura. Beh,
sicuramente ci sono tutta una serie di animali che in effetti ci assomigliano molto, no? Vediamoli un po' insieme. Beh, uno fra tutti direi il coccodrillo. Beh, il coccodrillo, cioè, è proprio un sauro vivente, no? È un rettile possente, una delle creature con il morso più forte in natura, no? Questo cosa vuol dire? Che è una sorta di macchina per mordere, no? Quindi ha le caratteristiche fisiche, fisiologiche, insomma, per essere un predatore archetipico, no? E in qualche modo incarnare il potere della forza e della violenza di quest'essere primordiale. Ok? Può essere interessante studiare la struttura della bocca, i denti a vista, che non sono separati dalle labbra, non sono gengive e bocca, come per esempio possiamo trovare in altri animali, altri rettili o sauri, per esempio. Ha tutta una serie di strutture buccali molto interessanti, che possono essere degli ottimi suggerimenti di design per quanto riguarda la testa del drago. Ovviamente i serpenti, no? Sia per la forma, per la struttura, la posizione degli occhi, anche il fascino terrifico che queste creature ci trasmettono, no? Anche per via di tutta una serie di ragioni culturali. Ecco. Non possiamo negare che se pensiamo a un drago, no? L'idea di un T-Rex, sappiamo sì che adesso probabilmente nell'immaginario acquisiscono un aspetto più fluffoso per via delle piume, no? Però la testa del T-Rex è comunque bella, grossa e cattiva, no? Cioè, se avessimo incontrato un T-Rex, per quanto fluffoso, no? Sicuramente saremmo scappati. Ovviamente ci sono delle ragioni di carattere evolutivo, no? Proprio di tempistiche abnormi tra l'essere umano e il T-Rex, però vabbè, insomma, come avete visto, Jurassic Park ha portato nell'immaginario in vita queste creature, ok? Ovviamente, pur sapendo che quelle creature hanno un'origine ben specifica, no? Non possiamo negare la somiglianza tra queste creature e l'immaginario draghesco. Ovviamente ci sono poi tutta una serie di altre creature che magari sono meno ovvie o meno connesse al drago, che però potrebbero essere prese in considerazione. Per esempio, a me una cosa che viene in mente è che il drago, specie se si fa un drago dall'aspetto più benevolo, no? Lì dove incarna la saggezza o la sapienza di cui parlavamo prima, no? Magari si potrebbe accomunare la testa del drago alla testa di un cavallo o di un cavalluccio marino. Si potrebbe, per esempio, accomunare la testa del drago ad una tartaruga, dandogli un aspetto primordiale, no? In effetti, non tutti i draghi sono standard, cioè nel senso non tutti i draghi sono fatti con lo stampino, e meno male, ecco. Ma in alcuni contesti acquisiscono un aspetto più antico, no? E questa cosa avviene soprattutto se si richiamano le shape di una serie di animali, come dicevo la tartaruga, ma anche per esempio di alcuni pesci, no? O per esempio gli squali, no? Ci sono altri aspetti che ovviamente possono essere presi proprio per vicinanza, no? Di similitudine, permettetemi il termine, tassonomica, no? Parlo, che ne so, dei vari rettili, che possono essere dei varani, o dei draghi di Komodo, o delle lucertole cornute, no? Ce ne sono molti che in effetti si sovrappongono parecchio, no? Ho preparato un'altra slide di reference, così almeno possiamo dare un'occhiata a qualche altro animaletto carino. Soprattutto perché il drago, al di là della forma, no? C'ha tutta una serie di barbigli, no? Di corna, di squame, di elementi che sporgono e che caratterizzano la struttura, la forma del cranio. E, beh, insomma, in qualche modo ci sono tantissimi camaleonti provvisti di escrescenze, no? Squame, escrescenze ossee, strutture che in qualche modo caratterizzano la shape che noi potremmo mutuare per caratterizzare il nostro drago. Ovviamente
non disegneremmo mai degli occhi così grandi, proprio perché c'è una semplice legge della natura che poi si adotta anche nel design, che più la creatura è grossa, più in realtà gli elementi del design sono piccoli, no? Quindi magari ci possono essere in un drago grande delle sporgenze, ma non saranno estremamente frastagliate. Pensate agli animali in natura, una balena, un capodoglio, no? Un elefante, tutti gli animali che noi conosciamo che sono grossi in natura, di fatto sono molto più semplici nelle forme, no? Poi magari possono avere degli spuntoni, degli elementi estremamente caratterizzanti, però non estremamente frastagliati come potrebbe essere, per esempio, un diavolo spinoso. Guardate questa bella, bellissima lucertola, se non erro, africana. E, per esempio, le punte di questa creatura possono essere un'ottima ispirazione per la distribuzione delle squame sul nostro draghetto. Oppure la lucertola armadillo, un piccolo drago in miniatura, difatti, no? Veramente interessante, col corpo diviso proprio in sezioni squamate. Una cosa che mi sono meravigliato per questa particolare scoperta è una creatura che è stata trovata del Cretaceo, che è stato trovato in Nord America o in Canada, che è stato chiamato Dracorex Hogwartsia, proprio in onore dei draghi di Hogwarts, no? Di Harry Potter. In effetti, osservando il cranio, no? Guardate, questa creatura è meravigliosamente dragonesca, no? Ha tutta una serie di spuntoni, anche la forma, che in effetti si direbbe proprio assimilabile a quella di un drago. C'è una bella lucertola che si chiama drago d'acqua cinese, no? Che ha anche un bel barbiglio, no? Cicciottone qui sotto la mandibola, che può essere interessante per rendere, caratterizzare in maniera rettiloide il nostro drago. Ok? Provvisto anche di una serie di punte e di squame dorsali, no? Che lo caratterizzano molto. Qui ho messo un paio di ungulati perché ritengo importante avere anche la conoscenza delle corna, no? degli ungulati, che spesso sono fonte di ispirazione per le corna dei nostri draghi, no? Gli danno in qualche modo un aspetto regale, un bel paio di corna a un drago, insomma, acquisisce una valenza estetica di un certo livello. La testa di un drago di Komodo in effetti è molto vicino alla struttura base di un drago, molto semplice, no? Però funzionale. Anche qui un collo piuttosto pieno, piuttosto gonfio, ci dà l'idea proprio del sauro, della lucertola. Qualche altra lucertolina simpatica, piena di scaglie, può essere la Giant Girdled Lizard o il Selfing Lizard, pure questo con queste vele dorsali, no? O il drago volante con questa bella pinna sotto il collo e delle ali particolari ottenute per estroflessione evolutiva delle coste, no? Oppure c'è il drago barbuto, guardate la distribuzione di queste scaglie, sono proprio perfette per un drago, ok? Va bene, insomma, non a caso si chiamano draghi, quindi. Vabbè, non a caso si chiamano draghi, insomma, anche in natura vengono chiamati così proprio perché in effetti richiamano molto questi sauri. Allora, sì, alcuni sono meravigliosi, alcuni hanno una faccetta proprio adorabile. Allora, detto ciò, stavo pensando di fare qualche... se volete posso fare delle JPEG e ve le carico magari sul server di Quadra e così potete prenderle tranquillamente. Allora, dicevo, adesso volevo fare qualche gioco con voi relativamente alle shape, alla forma della testa dei draghi, per capire in effetti in che modo si può giocare. Ovviamente
proprio perché è una creatura fantastica, può assumere le fogge le più disparate, no? E può partire, il cranio può essere assimilabile addirittura a quello di un felino, essendo comunque un predatore, no? Comunque sta a noi giocare un po' con queste cose per entrare un po' nell'ordine delle idee della creazione di un drago. Allora, io condividerò adesso il mio schermo, mi acceco la faccia, condividerò anche lo schermo di Alessandro, così anche lui si può divertire a rappresentare qualche draghetto, e faremo qualche considerazione in merito. Allora, condividiamo lo schermo, ah no, è già condiviso, condivido anche quello di Alessandro, quindi Ale, quando vuoi puoi dedicarti anche tu al disegno di qualche draghetto, e iniziamo con alcune piccole considerazioni. Allora, a che cosa può essere assimilata la testa di un drago? Beh, potrebbero esserci tantissime similitudini, oltre a quella del rettile, che è quella più ovvia, no? Del serpente, insomma, bla bla bla, potremmo pensare a un drago che si avvicina di più alla testa di un uccello, oppure alla testa, come dicevamo prima, di un sauro o di un T-Rex, o addirittura alla testa di uno squalo, no? Potremmo decidere che il nostro drago possa avere un aspetto magari, come dire, più buono o più cattivo, più primordiale o più evoluto, no? Più ordinato, perché magari il drago acquisisce una dimensione assiomatica, o più disordinato, caotico, no? Selvaggio. E questa cosa la si può fare sia a livello di shape che a livello di caratterizzazione di tutti quegli elementi superficiali. Allora, vediamo un po'. Allora, partiamo da una forma classica. In genere il cranio è piuttosto schiacciato, la parte del neurocranio, no? E si tende a fare una zona della una fossa temporale piuttosto ampia. Questo per quale motivo? Il cranio, sapete, il cranio degli animali con un forte morso, no? Presenta una fossa temporale molto evidente, proprio perché si inserisce in quell'ambito il muscolo temporale, no? Che è uno dei muscoli insieme al massetere responsabili della forza del morso. Quindi più quest'area è grossa, più in qualche modo il nostro drago, la nostra testa, insomma, sarà capace di morsi forti, no? Poi possiamo avere una parte che è legata alla struttura della mascella, il naso, la bocca può avere varie forme, per esempio potrebbe avere la forma ondulatoria di un coccodrillo, no? C'è chi, per esempio, nel design, invece di mettere qui una punta, richiamando la forma ad aquila, no? La apre un po', così, no? In modo tale che quando poi si apra la bocca, vengono fuori dei dentini con un'espressione che sembra quella di un felino, per esempio, no? Avete presente che hanno un po' la forma del muso. Togliamo i denti per il momento, poi li aggiungiamo dopo. Il naso potrebbe essere schiacciato, dando una silhouette semplice, oppure potrebbe presentare, in corrispondenza delle narici, delle sporgenze. Stessa cosa vale per gli occhi potrebbero essere appena sporgenti, ma dandogli un aspetto un po' più da lucertola, oppure potrebbero essere gli occhi incassati su delle arcate sopraccigliari più o meno appuntite. E queste aree potrebbero diventare di fatto delle aree dove si agglomerano elementi decorativi o di design, come per esempio spuntoni, squame grosse, importanti, di vario tipo. La bocca può essere sottile, oppure, per esempio, come quella di un coccodrillo, per intendersi, oppure, per esempio, la bocca potrebbe allargarsi parecchio, definendo una mandibola piuttosto ampia, no? Come per esempio la testa di un varano, no? Qui ovviamente sta a noi decidere
se vogliamo fare più o meno sottile la testa del nostro drago. Potremmo, per esempio, ora gioco sulle trasformazioni in modo da non ridisegnarle, no? Potremmo dare un aspetto più regale o più duro al nostro drago, dando un mento piuttosto evidente. Vedete? Può essere più o meno duro, insomma, sta a noi deciderlo, no? Potremmo dare, per esempio, al nostro drago anche una struttura nasale più imponente, dandogli la forma della struttura nasale più simile a quello di un T-Rex. Addirittura, se volessimo aumentare questa cosa, ci basterebbe strutturare meglio l'arcata sopraccigliare in questo modo, inserendo poi qui l'occhio. Ovviamente, vedete, la somiglianza a un T-Rex diventa molto più evidente. Il mento potrebbe essere frastagliato, quindi, per esempio, potrei frastagliare il mento in questo modo. Potrei rappresentare uno zigomo in quest'area qui. Vedete? E lo zigomo è molto importante perché di fatto può diventare un elemento dove si vanno ad inserire tutta una serie di aspetti decorativi, così come l'angolo della mandibola. Allora, facciamo così. Io ora vi segno, magari con un altro colore, le aree dove in genere è possibile individuare tipicamente, diciamo, le zone delle squame. Quindi, per esempio, sulle froge, sulle strutture del naso, l'ala del naso potrebbe essere un ottimo punto, sull'arcata sopraccigliare, anche sotto l'occhio. Ci sono molte lucertole che hanno delle squame sotto l'occhio. In realtà le squame, pensateci bene, così come il grasso nell'uomo, difendono l'animale, no? E quindi tutte le zone delicate spesso hanno le squame. Potremmo individuare delle squame, quindi dicevo, in corrispondenza dello zigomo, o in corrispondenza dell'angolo della mandibola, o del mento. Ovviamente possono crearsi tutta una serie di corone, permettetemi il termine, nelle zone che vanno nella zona occipitale. Potrebbe essercene una, o potrebbero essercene molte, pure qui tutte squamose, no? In una maniera non troppo dissimile, se ci pensate, a un triceratopo. Ok? Per esempio, potrei rappresentare la testa di un drago molto più sottile, molto più allungata, no? Modo qui. Ok? Allora, fatemi pensare. Ci potrebbero essere dei draghi con una forma un po' più ad uccello, per esempio. Pensate alla testa di un'aquila, no? Ovviamente sotto si creerà potremmo utilizzare, per esempio, delle forme, soprattutto se vogliamo fare il drago un po' più piccolo, delle forme a cucciolo, no? Ovvero testa tonda,
magari con degli occhioni grandi, e su questo Ale ne sa qualcosa, no? E viene fuori tipo un mio mini pony. Vabbè. Pare Denver addirittura. Ok. Per esempio, potrei iniziare a ragionare su un drago primordiale. Come potrebbe essere un drago primordiale? Magari potrebbe avere una forma più semplice nel design, no? Vedete? E potrebbe avere, per esempio, gli occhi, facendolo sembrare un po' più stupido, anche in qualche modo, ma più feroce, potrebbe avere gli occhi più vicini. E in effetti ricorda molto uno squalo, se ci pensate. Ovviamente ci possiamo divertire ad arricchire i nostri draghi con tutta una serie di barbigli, corna, squame ed elementi che sporgono e che rendono la creatura più o meno dinamica a livello di shape. Ok? Quindi, se volete, possiamo fermarci qui per quanto riguarda la forma della testa. Prendiamo quelle che abbiamo già disegnato e facciamo tutta una serie di variazioni, così vediamo come poterlo esplorare, ok? Allora, per esempio potremmo, questo qui, ne faccio una copia, un po' più piccolo, così sono un po' più distanziati. Poi possono avere anche delle forme elaborate, particolari. Pensate anche ai kaiju di Pacific Rim, molti dei quali richiamavano forme draghesche, no? Allora. Io adesso mi concentro sulle shape, quindi... Direi di prenderne uno alla volta e divertirci a trasformarlo. Che ne dite? Allora, per esempio, partiamo da questo. Abbiamo il nostro drago, così. Magari il collo lo facciamo. È evidente, poi ovviamente... Il collo può essere più o meno serpentino a seconda delle nostre esigenze. E iniziamo ad aggiungere delle variazioni. Che variazioni possiamo aggiungere? Per esempio, un bel gozzo, no? Nel bella doppiamento tipico delle lucertole, no? Qui potremmo aggiungere tutta una serie di spuntoni. Facciamo una cosa, facciamolo un po' più chiaro, così posso provare ad inserire
posso mettere degli spuntoni anche sopra. Una cosa che nel design, secondo me, bisogna raggiungere un equilibrio, no? Cioè, metto gli spuntoni sotto, magari posso esaltare l'aspetto frastagliato sotto, magari sopra lo tengo un po' più pulito, no? Quindi magari gli do una forma un po' più pulita, magari ci sono delle squamette anche sopra, però... Ovviamente l'occhio può sembrare più o meno buono a seconda anche della forma che gli facciamo. Gli faccio classico occhio tondo, così è piuttosto neutro. Certo, se però io porto giù una parte dell'arcata sopraccigliare facendo coprire l'occhio, automaticamente l'occhio diventa cattivo. Ok. In corrispondenza delle arcate della linea temporale, potrei mettere le mie corna. Ad esempio, potrei mettere le semplici corna caprine e magari rinforzarle con un secondo paio di corna più sotto. E magari le corna e farle diventare un elemento caratterizzante del viso, perché in realtà vengono fuori una serie di cornetti che, come se fossero dei cornei ossei, come abbiamo visto anche sui camaleonti, no? Potrei sfruttare una serie di corone, poi diventano elementi dorsali, e avere una serie di spine dorsali che emergono. Dipende anche molto dal tipo di natura a cui voglio affacciarmi, no? Niente. Adesso sono fatte molto velocemente. Aspetta, me ne condivido. Ah, cavolo. Quello della condivisione? Sì, no, perché mi sto prendendo i vecchi draghetti solo per riprendermi lo sfondo e non rifarmelo. Ah, ok. E ci disegno sopra. Un esempio. Potrei per esempio dare un aspetto più marino al mio drago, giocando sulla forma e sulle shape che ricordano di più, per esempio, che ne so, cavallucci marini, oppure anche gli scorfani, che sono pieno, tipo il pesce scorpione, anche, no? Che sono piene di punte, no? Potrei cercare di inserire queste punte anche sul mio drago, dandogli magari un sistema anche di pinne. No?
Per esempio, cosa potrei fare? Mettere delle belle corna attorcigliate da ungulato. Così. Mi danno regalità. Nostro drago. Magari similmente ai draghi cinesi, invece di avere delle squame, potrebbero avere anche delle parti velose con un vello. Molto carino questo. Ok. Cambiamo shape. Prendiamone un'altra. Quale vogliamo esplorare? Ce n'è qualcuna che vi ispira? Esatto. Squalo? Squalo, è quello. Ok, prendiamo questo. Che bello incazzata. Ok. Questo drago potrebbe essere meno sinusoide e più. Grosso, più corto, più tozzo anche. Tipo una cosa del genere. Allora, a livello di elementi interni potrebbe avere. Per esempio, i denti che strutturano la forma esterna. Una serie di rostri. Dicevo, l'occhio deve essere piccolo. Io. Anche avere un bel corno davanti, perché no? La testa ancora più piatta. È lo cattivo questo, eh?
ridicolamente pericoloso, sì, esatto. Vogliamo fare una variazione su questo? Questo, per esempio, potrebbe essere la base. Una variazione potrebbe essere... dargli tipo 20 a sciabola enormi, così, e qui sotto no? Per farlo sembrare ancora più grosso, così. Renderlo più alieno mettendo due paia d'occhi. Vedete, si sta trasformando via in una creatura primordiale. Molto meno drago e molto più kaiju, direi. Ok. Un corno da rinoceronte. E possiamo fargliene una serie. Come vedete, sono tutte forme piccole, però, in modo tale da evitare che la shape semplice esterna, no, possa essere disturbata da tutte le variazioni. Allora, io direi adesso di prendere magari quelle che ci piacciono di più, tra queste, e provare a dipingerle, no? Che ne dite? Vediamo se ce n'è qualcuna di queste allora. Grazie Martino. Allora, proviamo a fare così. Proviamo a fare anche una versione con la bocca aperta. Potremmo fare il drago, questo qui generico, questo qui e gli altri. Potremmo fare questo qui con la bocca aperta, perché anche la bocca è importante in un drago. Cioè, nel senso, i draghi spesso soffiano fiamme. E potremmo fare su questo il classico drago. Tra l'altro, una caratteristica che vedo spesso disegnata nei draghi è la presenza di una membrana guanciale. Ok. Su questo, per esempio, essendo molto cattivo, ci starebbe bene anche un gozzo più grosso, un po' quasi da gallo. Sì. Tipo un rostro davanti. Gli dà anche una forma interessante a livello di shape. E gli farei anche un'area che potrebbe essere la sacca dove si produce fuoco, il nostro mostrone. Bene, ci vogliamo tenere questi, vogliamo provare a renderizzare questi. Così ne abbiamo uno vecchio saggio, uno marino, che in realtà sono cugini, perché hanno la stessa shape, no? E uno tipo kaiju antico e grandioso, e l'altro tipo
il classico drago cattivo. Va bene? Ciao Mattia. Allora, ricordiamoci che i galli sono dinosauri 2.0. Sì, sono pienamente d'accordo. Allora, la prima cosa che possiamo fare è lavorare un po' più sul design. Al momento abbiamo giusto definito la shape e pochi piccoli elementi. Allora, ok, così almeno non devo. E allora, in realtà qui per esempio ci sono tanti approcci diversi. Tanto vi condivido anche lo schermo di Alessandro, così vediamo cosa sta facendo. Solo che non lo vedo. Perché non lo vedo? Si vede grigio. Ale, se ti va di ricondividere lo schermo, perché non si vede il tuo schermo. Noi lo vediamo, ma bloccato. Io lo vedo grigio. Forse si è bloccato Alessandro. Ma voi mi sentite? Sì? Ok. Allora. Per esempio, un drago così, che dà l'idea della saggezza, potrebbe avere una struttura molto più simile ad un cavallo. Magari i denti non saranno a vista. Ah, c'è un po' di lag, mi spiace. Ok. Vabbè, può essere che oggi è una giornata di lag. Allora, dicevo, in questo caso, per esempio, potrei lavorare... Ecco, è tornato Alessandro. Mi era saltato tutto, scusa. No, tranquillo. Ah, dicevo, potrei lavorare dando una base a line art, quindi magari col disegno tiro fuori un po' di cose, magari qui ci sarebbero bene anche dei bei baffi, tipo baffi cinesi, no? Così, no? No, ok. E magari qui trattarlo come se fosse pelliccia. In effetti, pensate a un drago pelliccioso, cosa vi viene in mente? A me viene in mente la storia infinita. Ovviamente c'è la struttura delle squame, perché comunque, a meno che non sia tutto pelliccioso, e le squame, per esempio, io ragionerei in maniera simile alle squame di un serpente. Ovviamente le possiamo fare così grosse, oppure possono essere cesellate ed essere più piccoline. In questo modo potrebbero anche raccontare la forma del nostro oggetto, dell'oggetto della nostra testa. Per esempio, girare attorno all'occhio. Ora, ovviamente le sto disegnando così giusto per avere delle reference, ma poi queste cose vanno disegnate bene.
Vi farò vedere dei trucchetti per rappresentare un po' più velocemente le squame. Perché io, per esempio, ho realizzato dei pennelli che mi aiutano in questo senso. Ok? E magari la stessa cosa sul corpo. Vabbè, adesso li poggio lì. Questo qui, tipo kaiju, non sarebbe male farlo un po' roccioso. Come se fosse fatto un po' di pietra. Ok, quindi magari questo non ha squame, ma avrà una pelle rocciosa, piena di punte, quindi non conviene neanche rappresentarle. No. Allora, questo qui marino, beh, questo lo adoro. La sciocchezza di fare la line art su un livello sbagliato. Okay. Questo qui. Che cosa abbiamo? Mi piace l'idea di renderlo molto allungato. Quindi, per esempio, gli allontano gli occhi. E gli metto come elementi frastagliati sugli occhi delle cose che richiamano un po' gli aculei del pesce scorpione. Qui già un po' c'era. Potrebbe essere interessante, oltre a questo, mettere una bella sacca qui con questo specie di piccolo occhio, no? Che è presente anche nelle guance di alcune lucertole, no? E magari delle punte. Così, che danno l'idea di una sacca velenifera. Sembrano anche un po' delle palle, essere sincero. Potrebbe avere la bocca più stretta in alto e più grande sotto. O magari potrebbe avere una shape ancora più spigolosa.
anche un po' per allontanarci da quello sopra. Il drago, questo qui, è molto classico. Io direi di caratterizzarlo un po', che ne dite, per renderlo un po' più interessante. Comunque, ragazzi, avete delle domande? C'è qualcosa che volete chiedere? Allora. Questo, per esempio, invece di fargli delle squame ordinate, gli facciamo delle squame un po' disordinate. E gli diamo... Allora, vorrei dargli una bocca simile a quella di una tartaruga. Bella linguetta di fuori, fila di denti. Un occhio malato, come se fosse una sorta di drago maledetto, oppure tipo drago degli abissi, delle profondità, non so, insomma. Corna non gliele farei bianche, ma gliele farei nere. Essere anche un drago non morto. Vediamo cosa viene fuori. Al momento lo sto pasticciando un po', confesso. Questa cosa non mi fa impazzire. Però, vabbè. C'è un'espressione un po' stupida, più che spaventosa. Mi piace l'idea di farlo scuro, perché così posso inserire sul collo delle zone di traslucenza in cui il mostro praticamente si prepara a lanciare il fuoco. Ecco, così già acquisisce un po' più di interesse. Ok. Allora, c'ha le orecchiette da Carlino. È un drago Carlino, in effetti, sì. Sì, l'occhio non gli dà un... Però, per esempio... Se io già lo ridisegno,
acquisisce un po' più di cattiveria. Va bene, va bene. Allora, da quale vogliamo cominciare? Allora, vogliamo partire dal terzo? Cioè questo, quello marino? Ok. Allora, facciamo così. Li separiamo principalmente. E li inseriamo all'interno di dei quadri. Allora, se è marino, magari un fondo bluastro. Potrebbe essere adatto, no? Alessandro, che sta facendo? Io... Oh! Un drago pulcino! Carinissimo. Carinissimo. Bello. Va bene, nel frattempo che io mi preparo le basi, vi lascio Alessandro e il suo draghetto. Ce lo vuoi raccontare un po'? Ma non lo so, in realtà ho iniziato... Quel pollo è buffo, faccio un drago pollo. Poi tu, il pelo ovunque. Occhi mastodontici, ovviamente. Ok. Allora, facciamo così. Non evitare di doverlo fare 8 volte. Così ogni drago ha il suo fondino e nessuno si arrabbia. Allora. Partiamo da questo. Allora, ovviamente... pulisco un attimo la shape.
Ora non farò. Figura di chissà quanto precisa, però ci divertiamo un po', vediamo che succede. Buco un po' queste. Avete fatto caso che gli animali nella zona dorsale dell'epitelio, no? Della pelle, sono più scuri, no? Quindi per rendere questo animale naturale, tanto scegliamo il colore di base, che magari essendo marino potrebbe essere verdastro, magari con dei riflessi aranci, arancio, rossi o gialli, no? Spogliarlo a parte. Pulisco la zona dorsale. Comprende sia l'ara delle sopracciglia e gli zigomi. E anche tutta l'area nasale. Ok. L'area ventrale, invece, la possiamo fare più chiara. Questa è una ragione evolutiva, adattamento al fatto che quando eravamo pesci, anche noi, per esempio, siamo molto più scuri nella zona dorsale che non... Allora, infatti, scuriamo le parti che vanno in alto. In questo caso farei delle squame molto piccole come quelle dei pesci. Potremmo decidere di colorare alcune aree per lavorare sul design. Proviamo, Per esempio potrebbe essere interessante fare delle strisce sul corpo che richiamino l'estetica di alcuni pesci.
Ah, state ancora vedendo il dragallo. Sì, scusate, ragazzi, cioè l'avevo dimenticato. Vabbè, insomma, ho semplicemente aggiunto un po' di scuro in alto e aggiunto qualche macchia gialla. Sì. Oh, ok, magari possiamo arricchire anche con qualche altra macchia un po' più scura. Aspettate un attimo che sia mezzo bloccato. Mi vedete? Alessandro? Riesci a vedermi? Perché mi si è mezzo bloccato il computer. Sì, si vede. Ok. Hai modo di leggere la chat? Sì. Riescono a vedermi gli altri? Glielo puoi chiedere? Sì, dicono bello bello, sì sì, sembra un coccodrillo in effetti. Ehi Antonio, lo schermo tuo si vede troppo piccolo. Allora. Sì, sì, ti vedono. Mi vedete o mi vedete bloccato? Sì, ti vedono. Ok, mi vedono, fantastico. Allora, purtroppo il mio computer ogni tanto impazzisce e... Va bene, diciamo che l'idea per il concept ce l'abbiamo. Proviamo un po' a renderizzare. Ovviamente giochiamo un po' di pittura, e più nemmeno. Allora. Zoom un po'. E qui posso divertirmi a tirare fuori le scaglie. Per esempio le scaglie le posso disegnare con tirarle fuori con il nero. Modo, o comunque con lo scuro, oppure anche con il chiaro. Per esempio, io potrei avere una zona scura e avere delle intercapedini tra una squama e l'altra, mi tirano fuori il chiaro, come nelle tartarughe marine, cioè nelle tartarughe. Fare anche delle piccole macchie e farle sembrare le squame. Non amo particolarmente i disegni dei draghi in cui le squame sono disegnate troppo precise, troppo una per una, risultano un po' finti alla fine. Non so se siete d'accordo con me.
magari un drago un po' più giovanile, per un fine un po' più giovanile. Cosa? Magari per un drago con un fine un po' più giovanile, tipo... Drago cartoon con le squadre... Con le squadre, sì, sì, chiaro, chiaro, certo, ne sto parlando... Allora, io ogni tanto do un occhio alla chat. Una domanda particolare: come si fa a capire, secondo te, se si prova amore per qualcosa o semplicemente piace e basta? In questo caso mi riferisco al disegno. Mi appello alla tua saggezza. In che senso? Relativamente amore nei confronti dei draghi? Beh, insomma, se ti piace e ti diverte disegnarli, lo capisci, ecco, non è che... Allora, mi chiedono dei pennelli. Per il momento sto usando un pennello tondo, uno di quelli proprio base, base. Per esempio, vedete, le squame le ho tratteggiate in nero e poi do delle pennellate di chiaro, volendo per far emergere, farle sembrare, come dire, che brillano contro di noi, potrei scegliere qual è la direzione delle squame che va verso di noi, e per renderle magari un po' più metalliche potrei esaltare le squame che vengono verso di noi.
per esempio, provo a sfruttare le macchie di questo pennello per farle sembrare delle squame. E continuo a modellare. Ogni tanto guardo se ci sono domande, perché c'è a tutti in questo momento per il drago. Stai usando il pennello base, anche se taggi leggermente diversi tipi di opacità, eccetera. Allora, quando saturo quello tondo, adesso non è proprio uno base, però non è che faccia chissà che cosa, ecco, è solo un pennello che ha il transfer e che quindi tira fuori un po' di trasparenza. Ok. Aggiungo un po' di azzurro, così ho un effetto di fondità degli elementi che stanno dietro. Sto applicando un rendering piuttosto veloce, ecco, ovviamente giusto per poter fare più cose. Voi li state disegnando qualche draghetto? Qualcuno che si sta lanciando in questa impresa? Ok, continuo a disegnare delle squame, così definisco la base della nostra corona. Cari.
E potrebbe essere interessante inserire nelle pinne dorsali un effetto di traslucenza. Quindi qui che magari c'è la testa un po' più nere. E qui invece dove c'è l'acqua, aggiungere della trasparenza. Vedete, così vi dà l'idea di qualcosa che è anche membranosa. Allora, ogni tanto controllo delle domande. Non ce ne sono. Allora, proviamo per esempio a fare qualcosa di particolare. Prendo il pennello transfer, che è questo. Gli do un po' di spacing. Vedete? Così. Gli metto il web edge. E vediamo cosa succede. Sembrano no le squame di un pesce. Magari potremmo fargli color dodge in mezzo per venire fuori, far venire fuori proprio la...
Che ne dite? Mi convince? Bello. Fare qui tipo come se avesse dei barbigli che ricordano un po' le squame dei pesci e allo stesso tempo le pinne un po' così sfrangiate. Fuori le scaglie sul muso.
Sto valutando se mettere. No, secondo me non ci sta. Stavo guardando una rim light, ma secondo me su questo proprio non ci sta. Forse addirittura dal basso. Potrebbe starci bene. Allora, vediamo se ci sono domande. Grazie, Serena. Alcune zone dietro le possiamo un po' sfocare, così si fa un minimo di profondità di campo. E magari potremmo aggiungere delle cose che sembrino un po' delle alghe, tipo come se fossero incastrate tra.
Vabbè, io direi che questo lo potremmo anche lasciare così. Allora, su quale vogliamo andare? Quale vi ispira? Intanto diamo un occhio al dragopollo. Bellissimo. Bellissimo il dragopollo. Dragopolletto. Prendi due animali a caso. Bello, 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 meraviglioso. Allora, c'è chi vuota il secondo, quello che vuole... Allora, guarda, guardate, facciamo il secondo, che è molto veloce, così poi, volendo, potremmo arrivare sul terzo. Dico molto veloce perché, secondo me, non avendo squame, è tutta una questione di riuscire a trovare, come dire, la giusta quadra per... veicolare il tutto, cioè dare l'idea proprio della... di questo tipo di materia. Io adesso, per esempio, butto un po' di scorpizia, farlo sembrare un po' così roccioso. Magari sfruttare per quello che posso la geometria della testa, facendola sembrare molto dura, tipo in questo modo, la luce così dall'alto che drammatizza un po'. Tiro un po' fuori la forma della bocca, se no altrimenti sembra che è tutto un pezzo. Sarnapisce. Non vedi papà.
magari con lo tipo questo aggiungere tante piccole macchiettine. Sembrare ancora più roccioso. Il nostro drago. Ora ovviamente sto facendo un rendering veloce. E rinforzo gli elementi di design, così viene fuori. Volendo, se lo si vuole rendere un po' più sovrannaturale, magari con potrebbe avere dei piccoli elementi di luce. Che ne so, piccole aperture sul corpo che lasciano intravedere la struttura interna e magari potremmo aggiungere dei piccoli effetti di fumo. Questa cosa è così enorme che gli si creano le nuvole addosso. Immerso in mezzo alla nebbia. Non può mancare quando si fa un mostro gigante gli strumenti di paragone. Io, per esempio, che sarebbero benissimo qui, degli uccellini. Così hai l'idea di qualcosa di abnorme. Che ne dite? Mi convince? Ma che bello. Allora, guardiamo un attimo la chat. Eh sì, Martino. In effetti, il ragionamento che hanno fatto intorno
intorno al kaiju è proprio quello. Allora, vogliamo buttarci su quello cattivo arrabbiato? Allora, c'è Melissa che ci propone di aggiungere dei filoni d'oro, come se fossero delle vene aurifere, no? Potrebbe non essere male come idea. E allora, proviamo questo. Allora, per fare un effetto aurifero vi propongo un giallo scuro, così. Qualche piccola venozza che magari si arrampica giusto sui bordi, così. Quanto sono belle le cose in cui emerge il dorato su un fondo molto scuro. Diventano elegantissime, tipo nero, nero e dorato. Lo adoro. Lo uso tantissimo per i miei design. Così. E poi magari con dei punti di giallo, non così. Magari tiriamo fuori quei punti di luce di riflesso. Beh, molto figo. Molto okay. Allora, quale vogliamo fare tra questi? Ne faremmo soltanto, vabbè, non lo so, oddio, potremmo arrivarci a farli tutti e due, vediamo quanto ci impegnano. Cosa preferireste, il primo o il quarto? Grazie Melissa per il suggerimento. Allora, il quarto. D'accordo. Il quarto. Il quarto. Allora, il quarto. Possiamo sfruttare il fatto che sia scuro per renderlo bello cattivo. Tutto nero. Tutto nero nero no, però insomma. E poi ci giochiamo tutte le parti in traslucenza. Che dite? Quelle la potremmo fare un po' bruna, un po' bluastra. Allora, per esempio, dato che qui è molto scuro e si vede poco, potremmo usare dei pennelli per agevolarci nel processo. Per esempio c'è dei pennelli che feci tempo fa, a forma di scaglie. Questo, oppure questo. Oh, queste sono proprio più piene. Alcuni di questi in realtà me li aveva passati, ma queste sono tipo scaglie di pesce, avremmo potuto utilizzarle per quell'altra.
Direi così, il primo. Quindi questi me ne ha passati Andrea Tentori. Saluto, tra l'altro. Per creare una trama con questi pennelli, in modo da già suggerire all'occhio un certo tipo di finitura. Magari do ai pennelli un certo tipo di direzione. Magari tiro fuori. Qui mi sa tanto che una rim light bella forte gliela metterò. Mi aiuterà a tirare un po' fuori con un tondo transfer. Definisco bene. Shape. Questo è bene fico. L'aria del drago cattivo. Vogliamo anche un po' storti questi denti, ecco. Ah, sono questi draghi tutti usciti dal dentista. Diamo un po' di vita, un po' di carie a questi draghi. Sì, però a me i denti neri non mi dispiacevano. Io li farei i chiari, che però finiscono neri. Bellissimo. Allora, Rimlight, mia cara Rimlight, perché ti desidero così tanto? Perché potresti togliermi un bel po' di lavoro. Tipo, se io faccio una base molto chiara così, si può dire che non mi sia tolto un po' di lavoro.
No. Okay.
Allora, io non so se ci sono domande perché non sto guardando la chat adesso e mi sono un attimo chiuso con il rendering. Però se c'avete delle domande... Quelle che leggo. Ettari di Rimlight, sì, sì. Come siamo andati un po' a barare, ecco, in questo caso. Però va bene, ci piace anche così. Ovviamente per dare maggiore senso a quello che abbiamo fatto, lo scuriamo. E gli aggiungiamo. La luce incazzata da qui sopra. La luce incazzata è un termine tecnico, ovviamente. Così. E ovviamente qui la color doggiamo sta cosa. In realtà il drago tipo sta prendendo fuoco. La luce. Voce ambientale. Ho barato un po', però almeno il drago è venuto fuori. Allora, forse possiamo anche schiarire un po' il drago per farlo vedere. Ma sì, sì. E magari aggiungere qualche scintillina. Che dite? Piace?
la velocità più che altro. Adesso ho barato, lo ammetto, per non disegnare una grossa parte del drago. Mi perdonerete. Allora, io direi, abbiamo un quarto d'ora, 20 minuti. Allora, domanda da Chuxi. Domanda a cui non so se hai già risposto, ma sono arrivato ora. Per la raccolta di reference per un drago, cosa consigli? Ti consiglio di rivederti il video dall'inizio. Grazie. Ok. Allora, andiamo su questo. Tolgo il rosso. Allora, come lo potremmo fare? Che colore lo potremmo fare questo? Io me lo immagino o argentato, così che fa anziano, potrebbe starci super bene. Che ne dite? Oppure dorato anche. Il libro sul Medioevo Fantastico, intendi? Si chiama Il Medioevo Fantastico di Giurgis Baltrusaitis, però non so se ho citato altri libri nel frattempo. Vorrei fargli un occhio benevolo e quindi magari gli faccio un occhio con una forma un po' più umana. Invece di farlo scagliuto, potrei farlo un po' più liscio. Vediamo come viene. Le scagliette mi piacevano. E farle sentire poco così. Vediamo che succede. Molto infieri. Delle belle sabbie sopracciglia lunghe.
se lo facessi peloso, potrei utilizzare dei pennelli. Simulano il pelo. Giusto per non farli tutti uguali. Altro, questo potrebbe essere anche un po' fatato, magari potrei fargli delle orecchie. Mi piace, mi piace. Un po' una capretta. Chiamare il drago capra. Lo rendiamo ancora più fluffoso. Thank you.
Magari le scaglie sul collo potremmo tenerle. Ok, ho un po' alleggerito il segno che era rimasto, perché insomma i peli non risultano abbastanza fluffosi.
ok, ragniamo magari, dato che il pelo non è particolarmente lucido, potremmo mettere delle piccole highlight sulle corna per farle emergere un po'. Vedere se ci sta bene un po' di colore. Che colore lo potremmo fare? Proviamo. Magari un po' più rossiccio sulle corna. Più un drago e una drag queen. Ok, magari immergiamolo un po' nella luce ambientale. Un po' di azzurro. Drago particolare, insomma.
Sembra un drago fatato. Ok ragazzi, dite. Eh sì, l'idea era fare una cosa che assomigliasse un po' ai draghi orientali. Ferro un po' il pelo, così almeno quest'altro corno, così almeno sprofonda un po' nella luce, magari un po' che si perde nell'aria. Ok, e direi che una serie di draghetti le abbiamo fatte, a parte l'ultimo che è una barata incredibile, però un po' di draghetti le abbiamo fatte. Vediamo quello che sta facendo Alessandro. E niente. Il drago pollo è bellissimo, è bellissimo. Bravo, patato. Bravo. Va bene, ragazzi. Io direi che sono le 8. La nostra live l'abbiamo fatta. Spero che vi sia piaciuta, vi sia piaciuto l'argomento, vi abbia interessato in qualche modo. E vi rimando alle attività che facciamo con Quadra. Alcune sono attività scolastiche, quindi normali corsi. Inizierà un nuovo corso sui fondamenti ad ottobre e un corso avanzato per chi magari fosse interessato ad approfondire alcuni skill avendo già fatto un percorso personale, invece dovrebbe essere a fine settembre. E l'anno prossimo si apriranno con nuovi workshop, con nuovi e vecchi contenuti e stiamo facendo settimanalmente all'interno del server delle sessioni di figure drawing. Se vi può interessare, può essere un buon modo per conoscerci, per disegnare un po' insieme, insomma, è una cosa carina. Detto ciò, grazie per esserci stati e tanto comunque in ogni caso, qualora qualcuno se lo fosse perso, la live rimarrà registrata su YouTube, quindi potete seguirla successivamente e grazie ancora per il bel pomeriggio, insomma, la bella serata. Ok? Un abbraccio, ragazzi. Ciao.